Buongiorno dalla redazione giornalistica di Pineta Oggi Reporter per Ecomondo 2000, i microfoni in studio Massimo Bonella. Dunque parleremo di Andrea Zanoni, eurodeputato, europarlamentare e ambientalista, noto ambientalista. Dunque c'è una risposta Unione Europea alle catastrofi naturali. Zanoni dice ci vuole prevenzione a partire da un maggior rispetto per il nostro territorio. Il Parlamento europeo approva una risoluzione su un meccanismo unionale di protezione civile europea, coordinazione degli aiuti, scambio di informazioni e maggiori risorse Unione Europea. L'eurodeputato Zanoni dice partiamo dalla prevenzione, basta cementificare migliaia di chilometri quadrati di territorio. Il Parlamento europeo approva nuove regole sulla cooperazione tra gli Stati membri in risposta a calamità naturali, sul miglioramento della prevenzione grazie ad un maggiore e più regolare scambio di informazioni sulla valutazione dei rischi fra le autorità nazionali per identificare dove sono necessari ulteriori sforzi per ridurre i rischi di calamità. L'eurodeputato Andrea Zanoni ha così commentato: migliorare l'intervento europeo in caso di calamità è importante alla luce del principio di solidarietà alla base dell'Unione Europea. Reputo fondamentale insistere sulla prevenzione di queste catastrofi, ad esempio rispettando le normative ambientali e ponendo un freno alla continua cementificazione che in alcune aree d'Europa, come nel nord-est italiano, sta rendendo il suolo completamente impermeabile e quindi più soggetto a calamità naturali. La relazione approva e rafforza la proposta della Commissione sull'istituzione di un meccanismo di protezione civile più armonizzato a livello europeo. Il Parlamento chiede che il meccanismo dell'Unione dovrebbe promuovere ulteriormente la cooperazione regionale per quanto riguarda la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche e i programmi di formazione. Inoltre, l'Aula ha sottolineato che le risorse finanziate dall'Unione Europea, il cui sviluppo può essere finanziato sino all'85% dall'Unione, dovrebbero rimanere sempre a disposizione del dispositivo europeo di risposta emergenziale. Mettere a disposizione più risorse e migliorare la coordinazione Europa sono due passi fondamentali per rendere gli interventi della protezione civile più efficaci in caso di disastro naturale. Tuttavia, colgo l'occasione per sensibilizzare le autorità nazionali ed locali, a partire da quelle italiane, affinché fermino lo stupro del territorio che spesso incentiva, se non causa direttamente, disastri come le alluvioni che hanno colpito il Veneto negli ultimi anni, aggiunge così Andrea Zanoni. Alcune note. Due strumenti giuridici governano la protezione civile dell'Unione. Il primo riguarda il meccanismo comunitario di protezione civile e il secondo, il relativo strumento finanziario per il periodo 2013-2020. La preparazione del nuovo quadro finanziario pluriennale e l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona forniscono una buona occasione per la revisione del quadro giuridico esistenziale. Così dunque dalle ultime notizie dell'ambientalista, noto ambientalista Andrea Zanoni, nonché anche eurodeputato parlamentare. È tutto dunque per questa edizione di Ecomondo 2000. Da Venezia restituisco la linea a Treviso per il proseguo della programmazione musicale di Sites Web Network. Noi ci rivediamo e ci risentiamo la prossima settimana. Da Massimo Bonella, l'augurio di una buona giornata.